Giulia De Lellis dispiaciuta per Vossari, le parole che non ti aspetti. Grande fratello VIP, Giulia De Lellis, le parole inaspettate su Daniele Vossari. Gli inquilini della casa del Grande Fratello VIP sono convinti che Aida e Daniele siano stati eliminati dal pubblico a casa. I due sono invece i primi finalisti, dopo Giulia, di questa seconda edizione del reality show e stanno vivendo clandestinamente all'interno della Flower SPA. Dopo la fine della diretta condotta da Ilaria Blasi e Alfonso Signorini, i concorrenti hanno mostrato un po' di titubanza nei riguardi dell'eliminazione dei loro due ex compagni di avventura. A quanto pare, in molti erano convinti che Vossari rientrasse in casa al posto di Ignazio Moser. In ogni caso, mentre noi assistiamo ai festeggiamenti della SPA, gli altri commentano in confessionale l'uscita della bella venezuelana e del simpatico conduttore. A sorprenderci tutti è stata, ancora una volta, Giulia De Lellis. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è infatti lasciata andare ad una dichiarazione che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato. Giulia De Lellis commenta l'eliminazione di Daniele Vossari, parole che lasciano a bocca aperta. La giovanissima fidanzata di Andrea Damante è felice che sia tornato in casa Ignazio, ma nonostante ciò non riesce a fare a meno di pensare agli altri due. È dispiaciuta per l'uscita di Aida e a grande sorpresa anche per quella di Vossari. Con quest'ultimo, la De Lellis non ha mai avuto un bellissimo rapporto. Nel corso di questi mesi, entrambi si sono sempre nominati a vicenda a causa del loro poco dialogo. In ogni caso, ad oggi, l'ex del trono classico spiazza tutti con parole molto speciali indirizzate proprio al compagno di Filippa Lagerbach. Vossari e Giulia al Grande Fratello VIP, la De Lellis dispiaciuta per Daniele. A me mi è dispiaciuto anche di Daniele per assurdo. Nonostante io ripeta non abbia avuto questo grande rapporto. Chissà se Vossari potrà mai sentire queste parole e rispondere in qualche modo alla bellissima Giulia. Ma soprattutto, chissà quale sarà la faccia dei ragazzi quando vedranno tornare in casa Aida e il conduttore.